Buongiorno ancora, ben trovati a tutti. Oggi mercoledì 6 aprile, apriamo subito la finestra pronta sul sagrato di Santa Maria delle Grazie. Vediamo che tempo fa qui a San Giovanni Rotondo e cogliamo anche l'occasione per invitarvi, come sempre, a spedirci le vostre cartoline dai posti in cui ci seguite, da cui ci seguite, mostrateci i vostri paesaggi e anche magari il tempo. Ecco qui una bellissima immagine del santuario di Santa Maria delle Grazie, che sarà poi protagonista anche della Settimana Santa. Vi daremo tutti i dettagli nel corso della nostra puntata. Cominciamo subito perché c'è bisogno della benedizione di Padre Pio. Si è lodato Gesù. Guardiamoci da un difetto che è la distruzione della carità. Sapete qual? La curiosità. L'Apostolo diceva: non voglio sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso. Quindi attendiamo seriamente a noi stessi. Perché la curiosità è un difetto che distrugge innanzitutto la carità, ci fa perdere la pace con noi stessi, rompe i vincoli della carità con il prossimo e le conseguenze ognuno le può misurare, perché chi più e chi meno abbiamo assistito in vita nostra a queste tristi conseguenze della curiosità. Perciò non vogliamo sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso. Poi tutto il resto non ci deve importare proprio nulla. Una sola cosa ci deve importare, quella di aver cura di noi e del prossimo nostro. Tutto il resto come se non esistesse affatto per noi. Adesso vi impartisco la benedizione, la più larga, da parte di Dio, non soltanto a voi presenti, ma a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, ai vostri focolari, alle persone a voi care, ma in modo speciale ai poveri sofferenti. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. State già cominciando a inviare le vostre cartoline, qui ricordiamo per tutti gli altri il nostro numero di telefono 331-737-8033. Voglio subito mandarne una perché è molto bella, particolare, anche se ecco qui ci scrive Giuseppe dalla provincia di Pescara ed è quello che vede dalla sua finestra. Possiamo mostrarla? Sì. Io vedo anche una sorta di cascata, ma forse immagino male perché è evidentemente una roccia, però dà questa sensazione. Grazie, grazie a Giuseppe, continuate a mandare le vostre foto perché nel corso della puntata avremo modo di vederle, quindi grazie per la condivisione. Allora, abbiamo sempre a disposizione le nostre pagine social, Facebook, Instagram, Twitter, il canale YouTube dove è possibile trovare tutte le puntate andate in onda, i tanti programmi che caratterizzano la nostra emittente, quindi ve li ricordiamo, questa qui è la nostra schermata, il sito teleradiopadrepio.it. A proposito di siti, se ci spostiamo sul sito del santuario di Padre Pio, troviamo il programma che vi dicevo prima, quello della Settimana Santa. Ci prepariamo alla Pasqua e lo facciamo anche grazie ai frati Cappuccini e insieme ai frati Cappuccini. Potete
cercarlo sulla pagina del convento santuario di San Pio da Pietrelcina, c'è il programma con i dettagli. Vi anticipo gli appuntamenti. Domenica 10 aprile ci sarà la benedizione alle 9:30 delle Palme e processione verso la chiesa di San Pio da Pietrelcina. Ancora alle 11 la celebrazione eucaristica, sempre dello stesso giorno, presieduta da Fra Francesco Di Leo, rettore del santuario di San Pio da Pietrelcina, e alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta da Padre Marco, vicario episcopale per la vita consacrata dell'arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo. Poi abbiamo lunedì e martedì più o meno due giornate ordinarie, e il mercoledì santo, come facciamo da diversi anni, la santa messa crismale in diretta anche su Padre Pio TV alle 16:30. Presiede Monsignor Franco Moscone, arcivescovo di questa diocesi. E giovedì santo, giovedì, venerdì e sabato santo partiremo insieme con le lodi mattutine alle 8, ma prima ancora cominceremo con Just Today, quindi restate anche sintonizzati da subito, dal primo mattino, e poi giovedì messa in cena Domini, presieduta da Fra Francesco Di Leo, alle 22:30 adorazione eucaristica comunitaria presieduta da Fra Nicola Monopoli, che è responsabile pastorale della giovanile del santuario di San Pio da Pietrelcina. Venerdì santo, sempre le lodi al mattino alle 8 e alle 15:30 la celebrazione della Passione del Signore, presieduta da Fra Maurizio Placentino, ministro provinciale di Sant'Angelo e Padre Pio. Alle 18 coroncina della Divina Misericordia, presieduta da Fra Rinaldo Totaro. E il sabato santo, sempre cominciamo con le lodi alle 8 e alle 11:30 l'ora della Madre, presieduta dal responsabile provinciale del servizio di pastorale giovanile vocazionale Fra Pasquale Cianci. Alle 22 potete ovviamente partecipare insieme a noi alla veglia pasquale presieduta da Fra Carlo Maria Laborde, guardiano del convento. E il giorno della Pasqua ci siamo, 17 aprile, 11:30 solenne celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Domenico D'Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce, e alle 18 sarà presieduta da Monsignor Franco Moscone. Questi sono gli appuntamenti, ovviamente ve li ho elencati, ma potete cercarli e insomma guardarli con calma sul sito del convento, del santuario di Padre Pio. Allora, arriviamo subito alle notizie del giorno, vogliamo restare sempre aggiornati con la rassegna stampa dal web di Nicola Morcavallo. Buongiorno e bentrovati. Quest'oggi un rapido sguardo in apertura dei quotidiani, dei titoli d'apertura appunto di alcuni dei quotidiani in edicola, partendo come sempre dal Corriere della Sera. Il tema principale è ovviamente quello che tiene banco ancora relativamente al massacro di Bucha. Stragi, torture, orrore senza fine, trovati 200 corpi a Borodianka, Zelensky sferza l'ONU, agite, serve un'altra Norimberga. Nuove sanzioni dall'Unione Europea. Non solo dunque a Bucha, orrore anche in altre città, civili torturati e uccisi a Borodianka vicino Kiev. Sempre sulla prima pagina del Corriere, espulsi 30 diplomatici, sono 007 di Mosca. Il governo italiano ha espulso 30 diplomatici russi che lavoravano all'ambasciata di Roma, sono considerate persone non gradite e spie di Mosca. La stessa mossa due giorni fa anche a Berlino, Parigi e Madrid, no della Lega e il Cremlino pronti a reagire. La Repubblica. Una Norimberga per Putin. All'ONU Zelensky mostra le immagini delle atrocità commesse in Ucraina e invoca un tribunale che processi i responsabili dell'orrore. Viaggio a Borodianka, città di un altro massacro. A Irpin, bimbi torturati e uccisi. Nuove sanzioni dell'Unione Europea, embargo sul carbone, porti chiusi. Guerra di spie, Roma espelle 30 russi, ma la Lega si dissocia. Draghi, stiamo con la NATO. Il Giornale. Hanno ucciso il negoziato. L'Italia espelle 30 diplomatici russi, persone non gradite, sulla stessa linea anche l'Europa, Lega critica, così la trattativa si blocca e la pace si allontana, le coperture sospette e quell'asse fra Draghi e Washington, Italia, Germania, Francia, Spagna, Svezia, Danimarca, Lettonia, Slovenia, di comune accordo e nel giro di poche ore
espellono come non gradite quasi 150 persone accreditate presso le rispettive ambasciate russe. Sempre sul giornale, embargo UE sul carbone, Putin ci taglia il cibo. Gli orrori di Bucha hanno fatto cadere le ultime resistenze europee, in particolare quelle della Germania. D'ora in poi e fino a nuovo ordine sarà vietato importare carbone russo. Chiudiamo con Avvenire, ONU sempre più impotente. Il presidente ucraino mostra le violenze compiute dall'armata russa e chiede un tribunale come a Norimberga. Anche l'Italia, in accordo con l'Unione Europea, espelle 30 diplomatici russi, Zelensky al Consiglio di sicurezza. Così la Russia ha il diritto di uccidere. Dov'è la garanzia della pace? Mosca ribatte, sono accuse false. Kiev denuncia bombardamenti sugli ospedali di Mykolaiv. Usate ancora le bombe a grappolo, conferme sulle stragi a Bucha. Più che noncuranza sembra una sfida, quasi nessuno a Odessa corre più nei rifugi quando suonano le sirene e si avvertono i colpi della contraerea. Questo dunque un rapido sguardo degli argomenti principali, ci ritroveremo nel corso della giornata con ulteriori approfondimenti. Ora linea alla regia. Torniamo in diretta, 8.33 in questo istante. Dovete sapere che oggi è la giornata mondiale dell'attività fisica. Forse a qualcuno non riguarda, come alla sottoscritta, però cogliamo l'occasione per anticiparvi un nuovo appuntamento di Just Today a partire da subito dopo Pasqua con il movimento, perché ovviamente il benessere, oltre che mentale, fisico, va sostenuto e insomma praticato per stare bene non solo con il corpo ma anche con la mente. Quindi nuovo appuntamento dopo Pasqua in Just Today con il movimento. E tra l'altro, forse questo è un po' più interessante, oggi anche il Carbonara Day è un appuntamento dedicato al piatto di pasta caratteristico del Lazio, in particolare di Roma. Quindi ci sono tante iniziative lungo la nostra penisola, tante iniziative celebrative dedicate proprio a questa ricetta famosa non solo in Italia ma anche nel mondo. Volevamo un po' alleggerirci. A proposito di date da ricordare, scopriamo insieme cosa accadde il 6 aprile di qualche anno fa. Aprile 1943. Viene pubblicato Il piccolo principe. Il celeberrimo racconto, opera dell'aviatore e scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry, è dedicato ai bambini e rivolto agli adulti che non ricordano più d'esserlo stati. Autobiografia ed invenzione si mescolano mirabilmente nella storia di un pilota che, atterrato in pieno deserto, viene sorpreso dalla vocina d'un minuscolo ragazzo dai capelli color oro, vestito come un principe, giunto dall'asteroide B612, dove vive in compagnia di una rosa. Nel suo peregrinare attraverso lo spazio in cerca di nuovi amici, ha vissuto mille avventure, racconta, incontrando personaggi straordinari. Quando giunge il tempo di separarsi, fa dono al pilota del suo sorriso e di un messaggio. Se alzerà lo sguardo verso le stelle, saprà che lassù un piccolo principe continua a vegliare sulla sua rosa. L'essenziale è invisibile agli occhi. Questa è la citazione più amata e commentata del testo, che tradotto in 220 lingue e stampato per ora in 150 milioni di copie, costituisce uno dei grandi classici della letteratura, non soltanto francese. Il visconte Antoine de Saint-Exupéry, però, non saprà mai d'aver scritto un capolavoro. In pericolo di vita così tante volte e con il corpo ricoperto di cicatrici da non poter contare né le une né le altre, il 31 luglio 1944 precipita in mare, pilotando un aereo militare da ricognizione che si inabissa tra la Sardegna e la Corsica. Il suo corpo non sarà mai recuperato. L'epilogo contribuirà a rafforzare la leggenda di quell'uomo straordinario che continuava a solcare i cieli
perché solo librandosi nell'aria ritrovava la felicità perduta della sua infanzia. Qualche anno fa anche noi ci soffermavamo sulle frasi, sui pensieri del Piccolo Principe in un programma TV a proposito di canali YouTube, per esempio della nostra emittente, potete andare a rivederli e ascoltarli. Abbiamo una finestra aperta su Piazza San Pietro perché, ve lo ricordiamo, stiamo aspettando le parole di Papa Francesco, come ogni mercoledì, sempre molto significative, molto invitanti ovviamente, invitano alla riflessione e attendiamo con ansia. Intorno alle 9 dovremmo collegarci, anche se Papa Francesco ogni tanto anticipa, quindi noi siamo pronti. Adesso ascoltiamo le parole di, scopriamo qual è il santo del giorno, la biografia e soprattutto la riflessione di Fra Italo. Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 6 aprile, ricordiamo San Pietro di Verona. Ascoltiamo la sua vita. Pietro nasce a Verona in una famiglia eretica alla fine del XII secolo. Presto si oppose ai suoi parenti. A 7 anni imparò nelle scuole dei cattolici il credo, che per lui sarà un principio di vita. Entrò nell'ordine domenicano quando San Domenico era ancora in vita. Fu un grande predicatore nelle città centro-settentrionali dell'Italia, ma soprattutto a Milano teneva le sue prediche e le sue pubbliche dispute contro l'eresia dualista, che si fondava sul rapporto positivo tra materia e spirito. Queste sue prediche erano accompagnate da miracoli e profezie. Molti, grazie a lui, ritornavano alla vera fede del Vangelo. Nel 1251 Papa Innocenzo IV lo nominò inquisitore per le città di Milano e Como. La lotta fu molto aspra. Pietro, nella predica della Domenica delle Palme del 1252, predisse la sua morte, ma consolò i fedeli dicendo che agli eretici li avrebbe combattuti più da morto che da vivo. Così avvenne. Gli eretici, conosciuta la via che avrebbe percorso per recarsi a Como, gli tesero un agguato e al suo passaggio l'uccisero con colpi di sciabola il 6 aprile del 1252. Prima di morire balbettò ancora una volta il credo, mentre il dito della sua destra, intinta nel proprio sangue, scriveva nella sabbia «credo». Il corpo di Pietro venne trasportato a Milano, dove ebbe esequie trionfali e venne sepolto nel cimitero dei martiri. Contemporaneamente si diffondevano notizie di miracoli come la conversione del vescovo eretico Daniele da Giussano, il mandante dell'agguato, e dello stesso assassino Carino, che entrarono poi nell'ordine dei Domenicani. Dopo 11 mesi venne canonizzato da Papa Innocenzo IV nella piazza della Chiesa Domenicana di Perugia. Viene raffigurato con l'abito domenicano, con un libro in una mano, la palma del martirio nell'altra e con il capo trafitto da un grosso coltello. San Pietro, un altro martire, colui che ha perso la vita perché ha dovuto testimoniare la verità. In questo caso lui combatteva le eresie e cercava di riportare appunto l'unità e la pace, ma questo gli è costato la vita. Gli eretici gli hanno teso un agguato e l'hanno ucciso. Sulla sua bocca, proprio mentre stava lasciando la vita terrena, le parole del credo. Noi recitiamo il credo durante la celebrazione eucaristica,
Però questa testimonianza forse di San Pietro può un attimo scuoterci. E io vi chiedo e chiedo a me stesso, gustiamo queste parole come ha saputo fare lui, che le ha poste come le ultime della sua vita terrena? Sappiamo quanto sono costate queste parole, questa formulazione, oppure la pronunciamo così come se fosse una filastrocca imparata a memoria, anche in maniera distratta, senza prestare attenzione a quello che si dice? Quelle parole sono costate il sangue dei martiri, sono costate dibattiti molto molto intensi proprio all'interno di tutta la comunità ecclesiale, quindi meritano tanto tanto rispetto. Forse è il caso di approfondire la storia del credo, e quello che io vi propongo è proprio oggi di andarvelo a leggere. Sì, andate a leggere il credo e pronunciatelo ancora nel vostro cuore. E apriamo un po' gli occhi su questa formulazione antica nelle sue varie espressioni, proprio per capire che ciò che possiamo professare di credere su Cristo, ecco, non è una cosa scontata, ma è una conquista della Chiesa che è costata anche il sangue a tante persone. E proprio affinché noi riusciamo a rispettare questo valore e anche a comprenderlo, perché forse non lo comprendiamo, ci mettiamo sotto l'intercessione di San Pietro. San Pietro, prega per noi. Come sapete, ogni mese Papa Francesco ci invita a pregare secondo le sue intenzioni, e le intenzioni di questo mese di aprile sono dedicate al personale sanitario. Dice il Papa: voglio chiedere ai governi di tutti i paesi del mondo di non dimenticare che un buon servizio sanitario accessibile a tutti è una priorità. La pandemia ci ha mostrato la dedizione e la generosità del personale sanitario. Ricordiamo i tanti volontari, lavoratori e lavoratrici della sanità, sacerdoti, religiosi e religiose. Però abbiamo proprio il video che ci mostra Papa Francesco, che invita appunto alla preghiera in questo mese di aprile per il personale sanitario. Rezziamo este mes por el personal sanitario. La pandemia nos ha mostrado la entrega, la generosidad del personal sanitario, voluntarios, trabajadores y trabajadoras de la salud, sacerdotes, religiosos, religiosas. Pero esta pandemia también ha puesto en evidencia que no todos tienen acceso a un buen sistema sanitario público. Los países más pobres, los países más vulnerables no pueden acceder a los tratamientos necesarios para atender tantas y tantas enfermedades que siguen sufriendo. Muchas veces esto se debe a una mala administración de los recursos y a la falta de un compromiso político serio. Por eso quiero pedir a los gobiernos de todos los países del mundo que no olviden que un buen servicio sanitario accesible a todos es una prioridad. Pero también quiero recordar que el servicio sanitario no es solo una organización, sino están los hombres y mujeres que dedican su vida a cuidar de la salud del otro y que han dado durante esta pandemia la vida por ayudar a recuperarse a tantos enfermos. Recemos para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales. Do subito la linea a Nicola Morcavallo per alcuni aggiornamenti prima di chiudere. Sì, Anna Maria, un'ultima ora che arriva da Bruxelles. Il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina include un divieto di importare carbone. Penso che presto tardi serviranno misure sul petrolio e anche sul gas. È quanto ha detto il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel in plenaria appunto a Strasburgo. Ma velocemente una dichiarazione, quella del generale Mark Milley, che troviamo sull'ADN Kronos. Quello tra Ucraina e Russia credo sia un conflitto molto prolungato, misurabile almeno in anni. Non so se un
un decennio, ma almeno anni di sicuro. Il capo degli Stati Maggiori riuniti degli Stati Uniti, in un'audizione di fronte alla Commissione Forze Armate della Camera sulla guerra in Ucraina, appunto, ha detto questo. È un conflitto molto esteso che la Russia ha iniziato e credo che la NATO, gli Stati Uniti, l'Ucraina e gli altri alleati e partner saranno coinvolti in questo per un bel po' di tempo. Restituisco a te la parola. Grazie a te Nicola, ci ritroviamo domani. Noi in conclusione vogliamo dare una bella notizia ai giovani giornalisti che hanno intrapreso questo percorso di studi, perché proprio a Strasburgo l'ufficio di presidenza del Parlamento ha deciso di rafforzare il sostegno dell'istituzione ai giornalisti con borse di studio e programmi di formazione per giovani operatori dei media. L'obiettivo è quello di approfondire la comprensione delle politiche europee, aiutare i partecipanti ad acquisire esperienze rilevanti e arricchire il settore dei media europei, garantendo la libertà editoriale. Questo che si legge nel comunicato diffuso proprio a Strasburgo. La bella notizia è anche questa, che ha deciso di intitolare questo programma al presidente David Sassoli, che ha lavorato come giornalista per quasi 30 anni ed è sicuramente una garanzia come punto di riferimento. Allora, con questa notizia bella per i giovani, soprattutto i giovani giornalisti, vogliamo chiudere questa puntata di Just Today e lasciarvi alla preghiera del Santo Rosario. Grazie per essere stati con noi, a domani.